Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Sono finalmente qui oggi a presentarvi l'episodio dedicato alla fotografia infrarossi, di cui vi ho in realtà già accennato qualcosina tra post e cose varie. Fra l'altro, se mi seguite su Instagram, il nome è lo stesso dell'account di YouTube, trovate di volta in volta delle immagini che vado a realizzare. Probabilmente le immagini usciranno prima su Instagram rispetto che su YouTube, per il semplice fatto che a postare una foto su Instagram ci si mette un certo tot di tempo, a fare un contenuto che dura 20, 30, 40 minuti ci si mette ben di più, quindi se volete le anteprime vi aspetto su Instagram. Cominciamo con un breve accenno su che cos'è la fotografia infrarossi. Allora, quando mi sono dedicato a questo aspetto e ho cominciato quindi a studiarlo perché ne sapevo poco o niente, la prima cosa che mi ha colpito è che molti sostengono che la fotografia infrarossi non si possa nemmeno classificare come fotografia. Mi spiego meglio. Se accettiamo l'assunto secondo il quale fotografia deriva dal greco e significa scrivere con la luce, noi storicamente per luce intendiamo lo spettro visibile e quindi la fotografia infrarossi, che fa uso di una porzione dello spettro che sta fuori dalla gamma visibile, non sarebbe effettivamente una fotografia, piuttosto sarebbe una mappatura della realtà attraverso un tipo di radiazione che noi umani non siamo in grado di percepire con i nostri occhi. Ho trovato tutta questa introduzione incredibilmente affascinante e quindi ho deciso di dedicarmi un po' a questo genere, anche se vi premetto che non è un genere a cui ho donato la mia anima e non è un genere fotografico a cui sarò particolarmente dedito nel corso degli anni. Mi ha molto divertito, ho imparato delle cose, ho capito come si fa, sono in grado di rifarlo, è abbastanza complicato come procedimento ma è abbastanza semplice da realizzare una volta che si sono capiti tutti i passaggi, quindi non è niente di traumatico. Il motivo per cui non so quanto spazio darò a questo genere fotografico in futuro è che il risultato è molto surreale e quindi, per quanto riguarda una presenza social, che è quello a cui in questo momento io comunque punto, perché per avere visibilità, per promuovere il mio lavoro, bisogna comunque puntare a una certa visibilità, ecco, con un tipo di fotografia così surreale io dubito di poter ambire al gradimento di un grande pubblico, ma piuttosto semplicemente di una nicchia di veramente pochissimi fanatici della fotografia infrarossa, che oltretutto sono molto più bravi di me perché fanno solo quello, si dedicano solo a quello. Però non sono qui oggi a farvi un video su questo argomento, perché qua ci sono io e quindi andiamo a incominciare. Come vi faccio vedere dal grafico, lo spettro visibile parte da 400 nanometri, si misura in nanometri, parte da 400 e arriva fino a 700, per cui tutto quello che viene prima e tutto quello che viene dopo non fa parte dello spettro visibile. Questo significa semplicemente che noi non siamo in grado di vedere quelle parti dello spettro, quindi sono porzioni di radiazione che il nostro occhio non è in grado di percepire. La fotocamera sì, però. Infatti i costruttori, pressoché tutti, prendono una precauzione, ovvero mettono sempre davanti al sensore di tutte le nostre fotocamere, mettono un dispositivo, uno schermo che si chiama hot mirror, cioè specchio rovente, tradotto letteralmente, mettono questo dispositivo che scherma la radiazione infrarossa. Questo perché la radiazione infrarossa, per quanto sia invisibile ai nostri occhi, andrebbe a interferire invece con la lettura della fotocamera. La fotocamera è stata pensata per leggere lo spettro visibile e quindi che la radiazione infrarossa vada a modificare i colori della nostra fotografia non va bene. Nel 99% dei casi non va bene, perché avremmo dei colori che si discosterebbero dalla realtà, per cui i costruttori cercano di escludere quella radiazione mettendo un filtro che la tagli sostanzialmente al 100%. Quindi noi che cosa possiamo fare invece per catturare quella radiazione? Esistono fondamentalmente due modi. Il primo modo è portare la nostra fotocamera in assistenza o da qualcuno che si occupa di fotografia infrarossi, perché ho visto che questa operazione può essere svolta sia dalla casa madre, ma è molto più probabile trovare qualche service che si occupi proprio di questo, perché esistono dei service specializzati che si occupano proprio di rimozione dello hot mirror e magari di impianto di un nuovo tipo di filtro, perché a quel punto noi possiamo decidere di mettere un filtro dedicato che lasci passare un'altra porzione in maniera tale da avere esattamente il risultato che vogliamo. Questo ovviamente è il modo più efficace di fare fotografia infrarossi, perché in questo modo noi abbiamo rimosso l'impedimento che ci impediva di vedere la radiazione infrarossa e quindi quella fotocamera adesso scatterà solo in infrarosso e scatterà con la porzione di infrarosso che abbiamo scelto noi, perché gli abbiamo messo uno schermo dedicato, un cold mirror dedicato, che servirà quindi a leggere la porzione che vogliamo noi.
Questo è il metodo più efficace, ma è anche un pochino proibitivo perché quella fotocamera ormai è stata modificata e non potrà mai più essere riportata alla condizione originale. Quindi è un'operazione irreversibile quella della rimozione di questo piccolo dispositivo. Una volta fatta, quella fotocamera scatterà per sempre solo a infrarossi. Questo ovviamente capite che è una bella tassa da pagare, perché se io magari ho due camere, ho una prima camera e una seconda camera, devo rinunciare alla mia seconda camera magari, perché rimuovendo quel dispositivo poi non posso più usarla per un matrimonio, non posso più usarla per fare interni, non posso più usarla nemmeno in vacanza con la mia famiglia, perché vengono i colori tutti sballati e magari può piacere a me, ma ve lo garantisco, non piacerà a tanti altri, non piacerà quasi a nessuno, soltanto qualcuno vi potrà dire ah che bello, che fantasia che hai, però la gente non la capisce questa fotografia, quindi è una cosa che si fa per noi stessi, secondo me, ve lo dico, vi avviso, perché raramente riceverete dei gran pacche sulle spalle per una fotografia infrarossi, perché la gente storce il naso, non ha il gusto di quell'alchimia di dire chissà come l'ha ottenuta, pensa semplicemente ah guarda, questo ha messo un filtro, ha fatto gli alberi rossi, ciao, bella lì. Quindi è una roba che si fa per noi stessi, secondo me, e se è un giochino che facciamo per noi stessi, avere una fotocamera dedicata solamente a quello, quindi una fotocamera che poi non potremo più usare per nient'altro, è comunque un po' pesante, perché l'abbiamo pagata tanto quanto e poi andiamo a rimuovere quella componente, quindi non potremo mai più usarla per fare niente che non sia fotografia infrarossa. Se siamo degli impallinati bestiali di fotografia infrarossi o se abbiamo 600 fotocamere, non è un problema, perché si fa, si può fare tranquillamente. Questo è il metodo migliore per ottenere le fotografie infrarosse migliori possibili, perché ci permette di usare la fotocamera normalmente. Qualsiasi scatto noi faremo ci darà un risultato a infrarossi. Esiste però un altro modo, che è quello di cui vi parlo oggi. Ovviamente io non ho voluto distruggere una delle mie fotocamere per fare questo giochino, quindi mi sono avvalso di un dispositivo come questo. Non so quanto riuscite a vedere attraverso, questo è un filtro che serve apposta per fare fotografia infrared, sostanzialmente non si vede nulla attraverso. Io vi dico che se guardo attraverso e guardo verso una fonte luminosa vedo rosso, che è normale perché questi filtri sono tendenzialmente sono rossi di solito, e questi filtri hanno la funzione di tagliare lo spettro visibile, quindi stiamo andando a giocare contro lo hot mirror che abbiamo nella nostra fotocamera. Noi abbiamo un primo dispositivo che è già impiantato nella nostra fotocamera che taglia il 99% della radiazione infrarossa. Andiamo a mettere un secondo filtro davanti che taglia lo spettro luminoso, per cui a questo punto nella nostra camera non entra quasi più niente, abbiamo bloccato tutto. Questo però che cosa significa? Che nel momento in cui andiamo a fare un'esposizione molto lunga, e per molto lunga intendo dai 6 minuti in su, 6-7 minuti di giorno, in pieno giorno, con la luce del sole siamo sui 6 minuti, a quel punto un po' di radiazione infrarossa riuscirà a passare, perché il filtro che abbiamo messo non la blocca, quindi un po' di radiazione infrarossa riesce a passare e in 6 minuti quella radiazione infrarossa comunque un po' lo scalfisce lo hot mirror, quindi riesce ad arrivare al sensore, quindi su 7 minuti riusciamo comunque a portarci a casa una fotografia che ha una parvenza di infrarosso. Viene correttamente, viene giusta, non è che viene peggio rispetto al primo metodo. Il problema è che per fare una fotografia banalissima, magari un paesaggio, una stupidata, una cosa che con una fotocamera normale ci avremmo messo un nanosecondo, qui ci mettiamo 7 minuti. Ci mettiamo 7 minuti perché abbiamo messo il nostro filtro davanti e quindi dobbiamo aspettare che questa radiazione infrarossa raggiunga il sensore. Questo che cosa comporta? Che ci mettiamo tantissimo a realizzare i nostri scatti, e insomma, abbiamo alla fine torniamo a casa con meno foto, perché se avessimo potuto fare pum 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 avremmo fatto 20 foto in un minuto, poi magari ce ne andavamo subito, e qui invece in 7 minuti ne abbiamo fatta una di foto e magari guardiamo dentro e non ci piace, la dobbiamo anche rivedere, correggere qualcosa, quindi è un procedimento molto molto lungo. Secondo me rimane vantaggioso, perché io quando rimuovo il mio filtro infrared dal frontale della mia fotocamera, la mia fotocamera la uso ancora per fare tutto, quindi sì, ci ho messo 7 minuti a fare la foto, però poi ho la mia fotocamera come prima, quindi secondo me rimane vantaggioso lavorare in questa maniera. Sappiate che se volete lavorare in infrarossi nella maniera migliore possibile, la maniera migliore è rimuovere lo hot mirror, così poi potete scattare a un 125esimo, un millesimo di secondo, potete scattare con i tempi che volete, perché tanto riceve la radiazione infrarossa, non avete il problema di dover ingannare il sensore e far arrivare l'infrarosso con quelle pose così lunghe. Pose lunghe che fra l'altro rappresentano un po' un problema, perché introducono molto
molto rumore, introducono gli hot pixel, che sono fondamentalmente dei pixel sul nostro sensore che si surriscaldano e quindi danno luogo a questo fenomeno per cui sopra i 30 secondi di esposizione, qualunque foto facciamo con qualunque camera sopra i 30 secondi, vedremo che poi ci sono dei puntini in posizioni casuali nella nostra fotografia. Dovremo poi andare a mitigarli o rimuoverli con i metodi più disparati. Io personalmente utilizzo il pennello correttivo al volo, anche perché di solito questi hot pixel si posizionano sempre negli stessi punti per 6-7 scatti di fila, poi cambiano. Però se si posizionano nello stesso punto per 6-7 scatti, vuol dire che se io faccio la mia correzione su una foto, poi applico lo stesso parametro alle altre e più o meno ne vengo fuori. Non è una cosa infinita, ci si mettono pochi secondi a fare questa correzione e il risultato è comunque sempre buono. Esiste anche un altro metodo, che è la rimozione del rumore per le alte esposizioni direttamente in camera. Io ho provato questa funzione e ve la sconsiglio, perché è una funzione molto efficace, funziona, le fotocamere la gestiscono bene, è una cosa che assolutamente funziona. Però qual è il problema? Se io ho fatto 7 minuti di posa, questo procedimento richiede altri 7 minuti, perché la fotocamera deve andare a identificare i pixel che si sono surriscaldati e fare la correzione direttamente sul RAW prima di scriverlo in camera. Questo vuol dire che per fare una posa ci ho messo un quarto d'ora intero. Questo per me è inaccettabile, perché se io ho una bella scena, se stiamo facendo infrarosso parliamo prevalentemente di paesaggio per quanto mi riguarda, quindi se io ho una bella scena con una bella luce, con delle belle nuvole, non posso aspettare 15 minuti che la camera abbia finito di fare tutto quanto. 7 minuti è già troppo, siamo già al limite, perché se succede qualcosa, se la mia scena cambia in quei 7 minuti, oppure se c'è una cosa più bella da un'altra parte, io già devo interrompere la posa, quindi è troppo tempo. 15 minuti è troppo tempo, e poi in una sessione magari di tramonto, cioè il tramonto dura poco, cioè questo significa che con un'esposizione che mi porta via 15 minuti vuol dire che faccio una foto, diventa un po' proibitiva come cosa. Quindi io vi sconsiglio di utilizzare la rimozione degli hot pixel direttamente in camera, perché vi porta via troppo tempo e non riuscite a fare le foto che volete a quel punto. Però questa funzione esiste, quindi se avete tutto il tempo del mondo, se state facendo una cosa statica che non cambia, una foto di giorno magari, quindi con delle condizioni in cui la luce non cambia, a quel punto la potete anche sperimentare se ne avete il tempo e la voglia. Andiamo un po' a vedere come si svolge il procedimento di cattura della nostra fotografia HDR. Allora, io sono qui in compagnia della mia fida Canon EOS 5D Mark II, che è la fotocamera che ho utilizzato per la maggiore, per questi esperimenti. Ora, la prima cosa che dobbiamo fare è assicurarci che la fotocamera sia su treppiede, perché per delle pose così lunghe ovviamente non possiamo tenerla in mano, quindi treppiede obbligatorio, o muretto obbligatorio, quello che vogliamo, ma col treppiede viene meglio, lo sappiamo bene, quindi utilizziamo il treppiede. Cose importanti da fare, e da fare in quest'ordine: prima facciamo la nostra composizione, quindi mettiamo la fotocamera sul cavalletto e componiamo la nostra scena, dopo montiamo il filtro, solo dopo. Questo è importante perché nel momento in cui andiamo a montare il nostro filtro, ecco, vedete, adesso il filtro è montato, ormai è diventato tutto nero, non si vede niente. È importante perché se io guardo nell'oculare dopo aver montato il filtro, ragazzi, non vedo più niente, non sono in grado di comporre la scena e la fotocamera non è in grado di mettere a fuoco. Quindi se io non vedo e la camera non vede, non riusciamo né a fare la scena né a mettere a fuoco. Quindi è molto importante, prima cosa componete, seconda cosa mettete a fuoco e poi disabilitate l'autofocus in maniera tale che rimanga bloccato come l'avete messo. A quel punto montate il vostro filtro, ormai la scena è già corretta, quindi possiamo montare il nostro filtro senza preoccuparci di niente. Accorgimento che dobbiamo prendere: sul retro della nostra fotocamera, sul retro di quasi tutte le nostre fotocamere, normalmente abbiamo montato un oculare. Questo qui è l'oculare di gomma di Canon, che normalmente si va a collocare qui sopra a slitta, va dentro a slitta. Noi dobbiamo rimuoverlo. Dobbiamo rimuoverlo perché andremo a prendere la tracolla. Solitamente, almeno vi parlo di Canon, ma penso che sia una cosa adottata un po' da tutti, la tracolla ha questo affarino di gomma, che spesso e volentieri vi sarete domandati cos'è, a cosa diavolo serve. Ebbene, questo affarino di gomma si posiziona sopra all'oculare, quindi all'oculare, una volta che è stato rimosso l'oculare in gomma, si va a posizionare questo affarino in questa maniera, va su a slitta a pressione anche lui ovviamente. Questo ha la funzione di impedire che la luce ambientale
penetri dall'oculare e vada a influenzare il sensore, perché su una posa così lunga qualsiasi introduzione di luce anche dal retro può andare a distruggere la nostra immagine. Da qui entrerebbe della luce non filtrata per l'infrarosso, quindi entrerebbe della luce dello spettro visibile e andrebbe a danneggiare la nostra immagine a infrarossi. Quindi andiamo a chiudere l'oculare in maniera tale che questo non succeda. Ora veniamo a una parte che personalmente ho trovato molto interessante, anche se per molte camere di nuova concezione diventa un po' accessoria. Si tratta di questo simpatico dispositivo che è un intervallometro, in questo caso l'intervallometro dedicato di Canon. Questo è un device che fondamentalmente si collega alla nostra fotocamera e ha un display che io posso comandare, per cui ha un pulsante che sostituisce il nostro shutter, quindi io posso semplicemente scattare con il mio pollice senza toccare la fotocamera, quindi senza introdurre vibrazioni. Posso fare lo scatto, posso fare lo scatto in modalità bulb, quindi posso tenere premuto quanto voglio e poi rilasciare, quindi se ho un cronografo posso anche calcolarmi l'esposizione con il cronografo, ma comunque sul display mi dice quanti secondi sono passati, quindi ho modo anche di vedere per quanti secondi lo sto tenendo aperto. Ho anche una funzione di blocco, per cui posso bloccarlo in modalità bulb e guardando il mio orologio, mettendomi un timer, posso andare a sbloccarlo quando è ora. Ho anche delle funzioni dedicate molto interessanti che servono per fare time lapse, quindi io posso programmare la camera per scattare una foto ogni 3 secondi, per esempio. In questo non è una cosa che ci interessa per fare infrarosso, però io posso anche semplicemente impostare un'esposizione di un certo tempo. Quindi in questo caso io qui vedo che è ancora impostata l'ultima esposizione che ho utilizzato, che è da 6 minuti. Quindi ho fatto una posa da 6 minuti, è quello che faccio la maggior parte delle volte, perché trovo che 6 minuti sia un ottimo punto di partenza. Io scatto a ISO 100 con F8 e quindi 6 minuti con queste impostazioni, con questo filtro infrarossi, funzionano bene, quindi sto tenendo sempre questa più o meno 6 minuti. A questo punto io qui ho il bottone start, dopo aver premuto il bottone mode per selezionare il timer per le esposizioni lunghe vado a premere start e quindi la mia fotocamera comincia la raccolta delle informazioni, apre lo shutter e rimane aperta per 6 minuti. Al termine dei 6 minuti la tendina si richiude, la camera elabora e io mi ritrovo a monitor la mia fotografia infrarossi. A quel punto ovviamente vedo se l'esposizione è corretta, se è troppo chiara, se è troppo scura, e faccio le mie modifiche e agisco sul tempo, solamente sul tempo, perché gli ISO li voglio bassi, se no avrei ancora più rumore, sarebbe proibitiva la cosa. Il diaframma voglio quello perché voglio lo sweet spot, voglio F8, voglio tutto a fuoco perché è paesaggio, quello che l'è, e quindi vado ad agire unicamente sul tempo. Se la mia foto è sottoesposta vado a 7 minuti, se la mia foto è troppo brillante vado a 5 minuti. Faccio due prove, generalmente in uno scatto di prova ho già capito che cosa modificare e quindi riesco a catturare correttamente la mia immagine. Ovviamente è importante fare bene l'inquadratura prima, avere ben chiaro che cosa stiamo andando a riprendere. Nella fotografia infrarossa è importante cercare di avere un po' di esperienza per cercare di prevedere di che colore diventeranno le cose. Per esempio sappiamo benissimo che il colore delle foglie sarà diverso perché la clorofilla riflette differentemente lo spettro visibile e la radiazione infrarossa, quindi il colore delle foglie è una delle cose da cui ci accorgiamo che la fotografia è a infrarossi. Molte cose rimangono dello stesso colore, per esempio io ho riscontrato che il colore della strada, l'asfalto, il cemento non cambiano così tanto, non c'è una modifica così drastica da dire è tutto diverso. Ci sono certe cose che cambiano colore ma molte restano uguali. Le foglie e l'acqua sono secondo me le cose che cambiano maggiormente colore, quindi sono proprio le cose di cui ci accorgiamo quando stiamo scattando in infrarossi e quindi sono cose che dobbiamo cercare quando facciamo questo genere fotografico. Infatti io ho scattato spesso nella natura proprio per avere questo effetto di straniamento dato dagli alberi, perché io vedo gli alberi e mi rendo conto che sono di un colore completamente diverso da quello che dovrebbe essere, è da quello che mi accorgo che la fotografia è più interessante del solito. Poi una volta fatti i miei esperimenti sono comunque rimasto della mia idea che una buona composizione, una foto che racconti qualcosa con dei colori reali è meglio la fotografia infrarossa, perché questo è un giochino, è una roba che mi ha aiutato a riattivare un pochettino l'entusiasmo dopo tanti anni che faccio sempre le stesse cose, quindi è un modo per mettersi alla prova, è un modo per studiare cose nuove, imparare cose nuove, imparare una nuova tecnica che comunque male non fa, una tecnica complicata perché avete visto quante cose devo inanellare tutte giuste per ottenere il mio risultato, e anche una cosa che mi riporta un pochino a quel concetto alchemico della fotografia originale, perché qui abbiamo una serie di cose che possono andare storte, che esulano dal nostro controllo, per esempio le macchie. È molto frequente nella fotografia infrarossa che ci ritroviamo con delle macchie di colore che non vedevamo in composizione assolutamente, perché dipendono da
riflessi strani da rimbalzi di radiazione che noi non possiamo vedere, quindi ce ne accorgiamo solo a scatto ultimato. E lì c'è poco da fare, perché se la nostra composizione è quella, quindi possiamo aggiustare un minimo ma non di tanto, e se lì c'è una sorgente luminosa parassita che noi non vediamo ma che rimbalza contro il nostro filtro, non potremo mai eliminare quella macchia, ce la teniamo. L'unica cosa che possiamo fare è ripetere lo scatto in un altro momento della giornata, però alla fine probabilmente neanche lo faremo, perché accetteremo quella macchia come il risultato alchemico della nostra operazione di fotografia infrarossi. Per esempio, ci sono delle immagini che io ho scattato, di cui sono anche contento, che hanno queste macchie. Devo dire che non ho intenzione di rifarle, perché le ho catturate in quel momento c'era quell'effetto, c'era quella macchia. Ovviamente bastava girare la camera di 30 gradi e la macchia spariva, quindi non è un problema di sensore, di filtro, di lente, è proprio una questione di luce parassita, neanche luce, di radiazione infrarossa parassita in quel momento, in quella posizione. Quindi non ci potete fare niente, fa parte del gioco, e quando capita ve la tenete così, perché c'è veramente poco che si possa fare. Potete provare con un paraluce, ma secondo me non risolve. Quindi è veramente una cosa, è molto primordiale, è molto alchemica, e il divertimento sta proprio lì, secondo me. La cosa divertente della fotografia infrarossi è questa. Poi il riscontro che questa fotografia trova da parte di altre persone, devo dire che è molto molto scarso, perché al di là di dire ah che bella idea che hai avuto, hai colorato il cielo sbagliato, di solito è questa la reazione della persona comune alla fotografia infrarossi. Gli dice ah sì che figo, hai usato un filtro per invertire il sopra e il sotto, bravo bravo. Non gliene frega niente a nessuno, non è una cosa tanto instagrammabile, e quindi già non gliene frega niente a nessuno. È un giochino che facciamo per noi stessi, un giochino complicato, un giochino comunque evoluto, e se andiamo nelle location giuste portiamo a casa sicuramente delle belle immagini, ce le possiamo stampare noi e mettere sopra il caminetto, ma difficilmente vinceremo un premio per questo. Ecco, veniamo un attimino al post, perché per adesso abbiamo parlato delle fasi di scatto, vi ho spiegato che cosa succede, vi ho spiegato quello che bisogna fare, ma non è finita qui, perché purtroppo una volta che torniamo a casa ci ritroveremo con delle immagini che saranno completamente rosse, perché prenderanno la colorazione del filtro che abbiamo messo per tagliare la radiazione visibile. First reaction shock, oibò, la mia foto è completamente rossa. Io non volevo una foto tutta rossa, cos'è sta roba? Andiamo a lavorarla un pochino, andiamo a intervenire sul bilanciamento del bianco e riusciamo un pochino a scremare quel rosso, ma non completamente. E questo perché? Perché la nostra fotocamera è fatta per leggere il colore, non la radiazione infrarossa, quindi la stiamo forzando a fare una cosa che non è capace di fare. Il nostro software di editing parimenti è fatto per leggere la radiazione visibile, quindi non capisce che cosa gli stiamo dando. A questo punto ci sono solamente due strade percorribili per venire fuori da questa impasse. La prima, la più semplice, lavoriamo unicamente in bianco e nero, perché se noi convertiamo la nostra fotografia in bianco e nero abbiamo pressoché risolto, abbiamo eliminato le informazioni sul colore, quindi quel rosso boom, sparisce, e quindi avremo un'immagine che sarà interessante, perché avremo delle zone di contrasto laddove normalmente non ci sarebbero, perché se abbiamo fotografato un bosco e noi ci aspettiamo che quel bosco sia scuro, perché il verde in bianco e nero, il verde di un bosco, di una foresta, tende allo scuro. In infrarosso invece tenderà al chiaro, poi dipende dal tipo di alberi, perché ci sono magari alcuni, non mi ricordo più se i pini o gli abeti, che rimangono scuri mentre gli altri rimangono chiari, quindi abbiamo delle zone di contrasto inaspettate che non ci aspetteremmo in una fotografia a colori tirata in bianco e nero. Invece in infrarosso abbiamo un cielo che diventa più scuro, abbiamo comunque le piante che rimangono più chiare, quindi è come se avessimo dei contrasti innaturali che ci sembrano strani e che quindi danno un minimo di interesse in più alla nostra fotografia. Come forse già saprete, io non sono per niente un fan del bianco e nero, nel senso che secondo me il bianco e nero si usa in pochissimi casi, e si usa se ci abbiamo pensato, non se la nostra foto fa schifo e abbiamo deciso di darci un tono d'artista mettendola in bianco e nero. Quindi foto che fa cagare non la si salva mettendola in bianco e nero. Una foto pensata in bianco e nero può avere degli ottimi risultati. La fotografia infrarossa di solito si presta molto bene al bianco e nero, quindi questo è un caso in cui se noi abbiamo scattato in infrarosso e la mettiamo in bianco e nero, ragazzi, va sempre bene, perché a meno che non abbiamo scattato un muro di cemento dove non si vede colore, lì siamo tocchi anche noi. Se abbiamo scattato un muro di cemento non si capisce la differenza tra una foto normale e una foto infrarossi, ma se è una foto dove si vede un po' di cielo e un po' di vegetazione, si vede questa differenza, e quindi se la mettiamo in bianco e nero abbiamo comunque un buon risultato. Però
secondo me questo risultato è un po' una resa, stiamo capitolando, stiamo dicendo vabbè è andata male, la foto è tutta rossa, mettiamo in bianco e nero, eliminiamo il colore. A me non piace ragionare così, io voglio avere controllo su quello che sto facendo, e quindi mi sono informato e ho scoperto che esiste un applicativo gratis di Adobe che non mi ricordo più come si chiama, ve lo linko in descrizione, si chiama Color Profile Maker, una cosa del genere, è un piccolissimo software, pesa niente, è gratis, si installa sul computer e sta lì, serve per creare dei profili colore dedicati, e noi possiamo creare un profilo colore dedicato alla nostra fotografia infrarossi. Dobbiamo purtroppo creare un profilo per ogni fotocamera con cui lavoriamo, quindi se abbiamo due fotocamere non possiamo usare sempre lo stesso profilo, perché il profilo riconosce la fotocamera. Quindi se stiamo scattando con una Sony dobbiamo creare un profilo per la Sony, se poi abbiamo anche una Nikon dobbiamo realizzare un profilo anche per la Nikon e utilizzarli nella maniera corretta, quindi profilo di una camera con quella camera, profilo dell'altra camera con quell'altra camera, se no non funziona. Che cosa dobbiamo fare? Fondamentalmente dobbiamo prendere la nostra immagine RAW scattata in infrarossi, dobbiamo importarla all'interno di questo piccolo software. Questo software non capisce cosa stiamo facendo, non è che legge la foto e ci dice cosa fare, noi dobbiamo semplicemente importare la foto, dobbiamo andare sulle impostazioni del bilanciamento del bianco, prendere la temperatura e portarla a meno 100, cioè dobbiamo portarla tutta verso l'azzurro, portarla tutta a meno 100 e salviamo quel profilo colore così. Poi prendiamo quel profilo colore, lo importiamo all'interno del nostro software di editing, quindi nel mio caso è Adobe Camera Raw, sto utilizzando quasi sempre Camera Raw, ma potrebbe essere anche Lightroom, potrebbe essere anche un qualsiasi altro software. Importiamo il nostro profilo colore all'interno del nostro software e a quel punto abbiniamo il nostro profilo colore alle nostre foto scattate con quella stessa camera, e adesso se andiamo a fare la correzione colore con il nostro contagocce e andiamo a selezionare per esempio la vegetazione, vediamo che la vegetazione diventa finalmente del colore che vogliamo, cioè bianca tendente anche all'azzurrino magari, e il cielo diventa giallo e ci sono altre cose che cambiano colore a seconda di quello che abbiamo inquadrato. Ovviamente a questo punto sì che la fotografia infrarossi diventa secondo me interessante, perché qui non stiamo rinunciando al colore perché non lo sappiamo gestire, ma anzi gli stiamo dicendo che deve essere esattamente come noi lo vogliamo. A questo punto ci sono di nuovo due scuole di pensiero. La prima scuola di pensiero è quella che una volta abbinato il nostro profilo colore la foto sia pressoché terminata così, quindi colori naturali che io sto ricevendo, in realtà naturali è una forzatura perché sono completamente innaturali, ho messo un filtro per forzare la camera a leggere una cosa che non avrebbe dovuto leggere e poi sto usando un profilo personalizzato per obbligare il RAW a mostrarmi dei colori che normalmente non mi avrebbe mostrato, quindi naturali proprio è il termine sbagliato, però diciamo che al termine di questi procedimenti questa è l'immagine che io mi ritrovo. Quindi una scuola di pensiero vuole che la foto così sia finita e può essere molto appagante già anche così, perché in questo modo noi abbiamo una cosa molto surreale, avremo gli alberi del colore sbagliato e il cielo del colore sbagliato, che può essere quello che volevamo, può non essere quello che volevamo, però è il risultato che si ottiene arrivati a questo punto. Una volta arrivati a questo punto possiamo fare uno step in più, ovvero noi possiamo uscire dal nostro software di sviluppo digitale, perché ormai lo sviluppo l'abbiamo fatto, facciamo le correzioni del caso, ovviamente lavoriamo sull'esposizione, sui bianchi, sui neri, sulla clarity, sulla riduzione del rumore, facciamo quello che dobbiamo fare, correzione profilo lente, pannello geometri per raddrizzare le linee se necessario, tutto quello che dobbiamo fare di sviluppo lo facciamo. Una volta che abbiamo finito esportiamo il nostro file. Io vi consiglio di esportare un file PSD a questo punto, perché andiamo ad aprirlo in Photoshop e quindi più informazioni manteniamo dall'originale meglio è. Se salviamo in JPEG passiamo in 8 bit, comprimiamo l'immagine, invece siccome la dobbiamo ancora lavorare manteniamo comunque i 14 bit del RAW, abbiamo più spazio colore per lavorare, abbiamo un file non compresso. Andiamo all'interno di Photoshop e quello che possiamo fare è che utilizziamo un livello di regolazione per fare il channel swap, ovvero questo è un procedimento per cui noi andiamo a dire ai canali RGB che vogliamo invertire il rosso e il blu. Questo si fa semplicemente andando all'interno del canale del rosso e dicendogli che invece di 100% rosso e 0% blu deve avere il contrario, deve avere 0% rosso e 100% blu. Poi facciamo la stessa cosa all'inverso sul canale del blu, ovvero all'interno del canale del blu gli andremo a dire che invece di 100 blu e 0 rosso deve avere 100 rosso e 0
blu. In questo modo otteniamo che abbiamo ribaltato i nostri colori sbagliati, diciamo. Quindi abbiamo ottenuto che il cielo torna a essere azzurro e la vegetazione, che prima era tendente al blu, diventa giallina barra rossa, a seconda di come era la nostra foto, di come l'abbiamo impostata. A questo punto possiamo fare del fine tuning, possiamo spostare i cursori in maniera tale da avvicinarci al colore che ci piace, ma fondamentalmente siamo arrivati, nel senso che abbiamo realizzato una fotografia che avrà il cielo azzurro, quindi sarà paradossalmente più verosimile, però avremo gli alberi, le parti contenenti clorofilla, che saranno gialle o rosse invece che verdi, e saranno comunque molto più chiare, tendenti al bianco, con delle sfumature gialle o rossastre. Questo è un risultato su cui ho sperimentato abbastanza. Devo dire che questi due risultati a colori a me piacciono molto di più rispetto alle versioni in bianco e nero, perché mi permettono di esprimere meglio il fatto che sto lavorando in infrared. Se io faccio una fotografia in bianco e nero, non se ne accorge nessuno che è infrarossa, veramente non se ne accorge nessuno. Invece così quantomeno si percepisce che non è una foto normale. Quindi io consiglio sempre questo metodo, di seguire tutto questo metodo fino alla fine, anche perché per quanto mi riguarda siamo in un'epoca di colore, e quindi una fotografia per essere in bianco e nero ci deve essere veramente una motivazione molto forte per metterla in bianco e nero, e questa motivazione deve essere concettuale, deve essere di pensiero, non può essere devo salvarmi la giornata e allora levo il colore. Non può essere questa la motivazione per lavorare in bianco e nero. Cioè io non posso avere un ristorante e pensare di servirvi una pasta in bianco perché il mio sugo fa schifo. Non è pensabile che la motivazione per darvi la pasta in bianco sia che non sono capace di condirla. La motivazione può essere: guarda, c'è un grano saraceno particolarissimo, devi sentire la croccantezza, e poi ti ci ho messo sopra una spolverata di semi di sesamo ed è un'antica ricetta dei miei avi e si fa così. Cioè tu mi dici tutta questa pappardella, mi dai una motivazione e ti dico ma assaggiamo sta pasta che magari è pure buona. Però se la motivazione è non lo sapevo fare in un altro modo, no ragazzi, così no. Quindi per secondo me il colore va gestito, e le motivazioni per lavorare in bianco e nero sono stringatissime, e non ci imbatteremo pressoché mai nella nostra vita in un motivo valido per fare bianco e nero, a meno che non ci abbiamo veramente pensato e non l'abbiamo veramente voluta. Se stiamo semplicemente scrollando nel rullino del telefono, prendiamo delle foto che fanno schifo e diciamo ma sì dai, la metto in bianco e nero così sembra pure bella, no. Quello no. E qui secondo me vale la stessa cosa, perché se io prendo una foto e mi limito a metterla in bianco e nero, non sto facendo vedere che sono un bravo fotografo, sto solo facendo vedere che non so ragionare sul mio editing. Bene ragazzi, a questo punto vi chiedo: vi piace questo tipo di fotografia? Vi ha entusiasmato scoprire come si realizza questo processo? Cercherete di replicarlo? Fatemelo sapere nei commenti se vi è piaciuto, se vi ha interessato, se volete un approfondimento su qualche particolare aspetto, come può essere l'intervallometro, come possono essere i filtri, perché ne esistono di diversi tipi, diverse gradazioni a seconda del risultato che vogliamo ottenere. Fatemi sapere in un commento se vi interessa un approfondimento su uno di questi temi. Cercherò di lavorare per portarvelo quanto prima, anche se probabilmente si andrà ormai dopo l'estate, perché ormai non posso più uscire sotto il sole a fare foto con questo clima, è assolutamente proibitivo, e quindi prima che mi vediate ancora sotto il sole a bruciarmi per portare a casa una foto di paesaggio sarà quantomeno settembre inoltrato. Per chi non se ne fosse accorto, sto nuovamente scattando con la mia EOS M50. Io ogni tanto utilizzo la Canon EOS R, ogni tanto utilizzo la M50. In questo momento la EOS R è occupata perché sto facendo un altro lavoro, quindi non la posso toccare al momento, e quindi sto usando la EOS M50. Lasciatemi sapere in un commento se notate la differenza tra la grana, il colore, la qualsiasi. Guardate la differenza tra questo video e uno qualunque dei miei ultimi video, guardate quello prima e ditemi se notate la differenza, in cosa la notate e quale delle due preferite. Vi aspetto nei commenti. Io credo di avervi detto proprio tutto, e a questo punto vi do appuntamento al prossimo video.